Ciao a tutti, Dreamlake Moonridal, benvenuto a un nuovo episodio di The Sims Medieval Dominio Imperiale, episodio numero 50 di questa serie che stiamo seguendo da un sacco di tempo. Siamo quasi agli sgoccioli. Comunque, oggi continuiamo a seguire Bertoldo nella sua missione di sostituzione del monarca. Perché vi ricordo che sì, deve fare le veci del monarca. Sarà bravo, non sarà bravo, non lo sappiamo. Comunque, in questo momento sta scrivendo documenti religiosi. Comunque, ci siamo lasciati l'altra volta con lui che aveva appena sbattuto fuori dei festaioli, diciamo, nella sala del trono, e che doveva acquistare un regalo di benvenuto, di bentornato, anzi, per Ludovico, che probabilmente si sarebbe arrabbiato se non avesse trovato nulla al suo ritorno. Cioè, dovrebbe farcelo lui il regalo a noi che gli stiamo praticamente governando il regno, che di solito non succede mai una cippa quando governa Ludovico. Chiaramente arriva Bertoldo a sostituirlo e succede il patatrac. Comunque, non è di questo che volevo parlare. Dobbiamo andare appunto al negozio del villaggio, però prima ovviamente mangiamo, sarà la terza volta in 5 ore che mangia. Vabbè, fatti la zuppa di cipolle, dovremo anche prenderti un po' di scorte di cibo, perché come mangi tu non mangia nessun altro in questo regno. Chiedo scusa per il naso tappato, probabilmente comincio ad essere un po' allergica a qualcosa, cosa che... Cioè, non ho mai avuto allergie nei miei... Finora 32 anni di vita, temo di star cominciando a diventare allergica a qualcosa. Comunque, sto anche facendo un po' di prove col microfono perché ultimamente, anche se tengo il volume basso del microfono, comincia a gracchiare. Temo che sia proprio un problema suo, non tanto di volume, perché una volta tenevo il volume del microfono più alto, ma non gracchiava, cioè, boh, ultimamente negli ultimi 2 mesi circa gracchia questo microfono. Quindi sto facendo un po' di prove e spero che non sia fastidioso da ascoltare, ecco, tutto qua. Comunque io direi che tu mangi, prima di tutto, prima che qualcuno ti freghi il tuo bel piatto di cipolle. E direi che ci possiamo trovare direttamente al negozio del villaggio, no? Per cui, a tra poco. Vediamo quindi che cosa c'è di bello da poter regalare. Oh, regalo di bentornato, ne abbiamo ben tre, urca. E ce lo dicono pure che è un regalo di bentornato. Però, voglio dire, è già inscatolato, come faccio io a sapere che cosa c'è dentro? Cioè, potrebbe costarci la gogna. Spostiamolo nel carrello. Ne prendiamo uno? Uno ce ne basta, perché dovremmo comprarne tre. Vediamo se c'è altro di utile. Magari ce n'è un altro di regalo di bentornato, chi lo sa. No, tutte cose che potrebbero interessare ad altri. Falco pellegrino, non sarebbe male avere il falco. No, acqua controllata è stata benedetta da un sacerdote giacobiano pietriano. Vabbè, tu puoi farlo, penso, spero. Prendiamo del cibo perché con lui il cibo non basta mai. Ci prendiamo un paio di polli, dato che ha i soldi per potersi permettere la carne di pollo. Il pesce può pescarlo se vuole. Ci prendiamo un paio di piccioni, perché quando finisce il pollo abbiamo i piccioni, almeno dei funghi. Delle cipolle, e queste fanno sempre comodo. Zuppa di cavolo non penso che possano farla. Vabbè, ci compriamo questi e basta. E spero che Ludovico sia contento. Nel villaggio fervente di attività, Bertoldo svoltò l'angolo e per poco non andò a sbattere contro un halfling che indossava un mantello lurido e smangiucchiato dalle tarme. Vabbè, e sì, è quello che vuole venderci l'aiuto. Niente da fare perché potremmo finire alla gogna. C'è già Ludovico. Non sarò certo io a ignorare il protocollo, ci dice Bertoldo, per cui dobbiamo dare al monarca il suo regalo. Ma Ludovico? Ah, è alla spiaggia. Sta tornando a casa. Ludovico? Dove sei?
Perché ti nascondi ai miei occhi, Ludovico? Vieni qua, creatura mia. Vabbè, allora direi che lo aspettiamo alla sala del trono, no? Facciamo vedere che siamo qua. Bravi, bravi, buoni, buoni. Che appunto ci stiamo occupando del suo trono. E ci ha presieduto Ludovico con la regina. Beh, hanno litigato questi due, mi sa, eh? Lui che se n'è andato per un po' di giorni senza portarla dietro. Ah no, è perché non se l'è portata dietro che è così incavolata, Eliana. Avete capito? Principessa, principessa. Non si fa così. Questi sono tutti capricci. Assisteremo a una lite coi fiocchi tra i due reali? Non lo sappiamo. Vabbè, lei è malata comunque. Anche se schiatta non mi dispiace. No, però in realtà volevo provare a far avere un altro figlio a Ludovico. Giusto così per. Vabbè, si mette qua a scrivere documenti. Buonasera. Starà, che ne so, riportando le vicende che ha vissuto durante questo viaggio. Però è tornato presto, diamogli il regalo di bentornato. Eccoci qua, sire. Prisco, Prego, accetta questo regalo da parte mia. Accettate questo regalo da parte mia. Ma che bel pensiero, dice Ludovico. E che piacevole sorpresa, non l'avrei mai immaginato. Sì, ma che cosa c'è dentro? Cioè, io sto rischiando la gogna? Dal monarca ha reso conto della situazione. Allora, c'era del formaggio che puzzava, poi c'erano dei perditempo che facevano i bagordi nella sala del trono, insomma, comunque tutto tranquillo, sì. Alcuni popolani sporchi, ecco, lo stavo dicendo, hanno arrecato disturbo fuori dalla sala del trono, ma ho provveduto affinché venissero sistemati in fretta. C'è stato un malinteso con Cari il banditore cittadino. Ah già, è vero, ma ho avuto modo di chiarirlo in modo pacifico. Ok, terza e ultima, quella del formaggio, glielo dirai? Basta? Hai gestito bene le tue responsabilità e mi hai dimostrato la tua lealtà. Sapevo di poter contare su di te, fratello Bertollo. E beh, cioè, voglio dire, basta, ci lascia qua. Come uno scemo. Ma che cos'è questa missione? Ce l'hai fatta, il monarca si congratulò con te per il tuo lavoro, ma io voglio sapere che cosa c'è in quella. Che cosa gli abbiamo regalato? Ma no! E vabbè, ha raggiunto il livello 5 di prete pietriano. Possiamo, anzi, sermoni e valigia e evangeli. Non riuscirò mai a dirlo. Sono troppo scossa. Evangelizzazioni e conversioni hanno una discreta probabilità di successo. Bene, mi fa piacere. Cioè, così è finita. Boom! Potevo finirla anche l'altra volta. Ma vabbè, avevamo già un'altra missione da finire. Per cui, sì, va bene. Guardate però il nostro regno. Quanti punti abbiamo ancora? Abbiamo ancora 6 punti missioni disponibili. E mi avete detto. Cioè, più che altro, mi avete chiesto se potevo fare una cosa. Qualcuno mi ha chiesto di tornare a giocare con Ludovico. Non mi ricordo il nome purtroppo, anzi, i nomi in generale di queste persone che me l'hanno chiesto. Vabbè, qualcuno mi ha chiesto di giocare ancora con Ludovico per fargli avere un altro erede, almeno un altro figlio prima della fine di tutto. Qualcun altro mi ha dato un'idea interessante che potrebbe incastrarsi con questa. Vediamo però che possiamo fare. Allora, sono giunta a questa conclusione, che era più o meno già quello che pensavo di fare da un po'. Avendo rivisto tutti gli eroi, cioè quelli che avevamo visto una sola volta, li abbiamo rivisti, quindi direi che io farei l'ultima missione di questa prima stagione. Non temete, perché arriverà una seconda stagione di The Sims Medieval. Però per terminare in bellezza farei una missione terminando con Lord Ludovico, per cui la nostra ultima missione sarà questa. Stemma di famiglia.
Lo stemma nobiliare racchiudeva in sé la storia di una famiglia e ne metteva in luce le imprese generazionali. Possederlo significava mantenere la continuità con le glorie del passato e tenere vivo il codice d'onore della famiglia. Ma cosa succedeva quando un eroe non sapeva nulla del proprio lignaggio? D'altronde, Ludovico, cioè tu ti sei messo sul trono, ma cioè, chi cavolo sei tu per metterti sul trono? Su via, devi mostrarci quali sono le tue origini. Per cui possiamo fare o blasone reale o blasone cavalleresco. Fare blasone reale appunto per tornare a giocare con Ludovico e completare appunto le ultime cose che mi avevate chiesto di fare. Per cui chi più di un sovrano considera importante il lignaggio della propria famiglia? Eppure il blasone di famiglia del monarca di Sir era sconosciuto. Bisognava fare qualcosa. Eh sì, Ludovico, mostraci chi sei e che cosa sai fare, che cosa sei stato in grado di fare. Andiamo con quella che molto probabilmente sarà l'ultima missione di questa stagione, che si chiama, mi sono già dimenticata, stemma di famiglia, giusto. Allora, torniamo da Ludovico. Dove sei, Ludovico, caro? Affamato come pochi, ma tu non puoi chiamare la tua guardia? Chiama per avere cibo. E che scelta del guardiano? Ah, perché può scegliere? No, non ho capito. Chiama per avere del cibo. Vabbè, fattelo tu per una volta, dai. Ma che vuol dire scelta del guardiano? Fatti una cosa semplice per una volta in vita tua. Chiedi al consigliere dello stemma di famiglia. Forse la mia consigliera sa qualcosa del mio blasone scomparso. Ah, per cui è scomparso. Cioè, tu ce l'avevi, ce l'hai sempre avuto finora, ma non si trova più. Quanti soldi che abbiamo? Guardate la tesoreria reale. E questa chi cavolo è? Ah, è il fabbro magistrale di Craftle. Hai fatto a batte con qualcuno? Pare di sì. Vabbè, cavoli suoi. Qua abbiamo tutti i nostri cari dignitari. Qua volevo creare il bagno. Però mi sa che a questo punto... No, non sarebbe male però creare il bagno. Dai. Voglio togliermi gli sfizi di questa ultima missione. Ecco qua il bagno più bello in assoluto del regno. Sì, ho messo cose che non c'entrano un tubo, anche perché le cose strettamente del bagno sono questo, questo e questo... Però vabbè, ho voluto esagerare. Comunque, torniamo a noi. Dobbiamo appunto chiedere alla consigliera dello stemma di famiglia. Per cui finisci di mangiare e la nostra consigliera è già qua. Sì, bravissima, lei è sempre qua. Chiedi dello stemma di famiglia. Anzi, no, chiama da te. Vuoi che il re vada dalla consigliera? Ma è viceversa, ovviamente. Sbrigati però a mangiare. Sta arrivando? Sì. Per cui adesso le chiediamo dello stemma di famiglia. Senti, ho qualcosa da chiederti, ma tu sai che fine ha fatto... Non potevi stare seduto? Adesso ho capito da dove ha ripreso The Sims 4 per quanto riguarda le sedie. Vabbè. Ma senti, tu sai qualcosa del mio stemma di famiglia? Glielo dice sottovoce, mi raccomando, perché nessuno deve sapere che Ludovico non sa più dov'è il suo stemma di famiglia. E lei risponde altrettanto sottovoce. Forse potreste inviare un piccione a qualche altro vostro parente per fargli portare il vostro stemma. Va bene. Per cui scrivi una lettera. Ma sono io che non ho più volume? Forse sono io che non ho più volume. Comunque, scrivi una lettera per i parenti al tavolo di scrittura. No, c'era il volume. Vabbè, non so che cosa dirvi. Scrivi una lettera ai parenti. E poi volevo cominciare a occuparmi del secondo erede, però non lo farò. Con la principessa Ilian? No, perché qualcuno mi ha dato la bellissima idea di fargli avere un secondo erede da
un'altra ben precisa, che è la nostra Clara Stella. Il medico invia la lettera ai parenti, per cui mentre andiamo da Clara Stella possiamo anche passare a inviare la lettera ai parenti, che è Moira la povera. Va bene. Per cui andiamo a spedire questa lettera, ciao ciao piccioni, e poi tu Elian non seguirci, perché tanto, vabbè che abbiamo appena litigato da quello che mi pare di aver capito, noi adesso ce ne andremo da Clara Stella. Ecco fatto, ho inviato una lettera ai miei parenti, almeno a quelli che mi risultano. Non ci vorrà molto perché vengano ad aiutarmi. Dovrei chiedere ai miei sudditi di prepararsi per il loro arrivo. Va bene, ma abbiamo Rasmus qua. E Clara Stella? Non c'è. Non ci risulta che ci sia. Quindi la cerchiamo. Ammesso che la conosca, perché potrebbe anche non conoscerla. Abbiamo Agatha, Erasmus, abbiamo Gaio, abbiamo tutti quanti i nostri personaggi, ma non vedo la nostra Clara Stella. Beh. Ha cose interessanti nell'inventario. Comunque, non ci interessa. Quello che mi interessava era scoprire. Eccola qua. Eccola. Era facile trovarla. Per cui, amichevole, chiacchiera. Cara Clara Stella. Che cos'è che ti preoccupa? Il monarca sta venendo da te. Medicina, ricevi pronto soccorso? No, non ci serve. Acquisto oggetti? Ma neanche. Cosa c'è, mia cara? Cosa che ti sta preoccupando così profondamente? Chiedi della religione, poi della salute, dibatti di filosofia religiosa e discuti dello stato del regno, perché è importante sapere che cosa pensa il chirurgo dello stato del regno. Loda il guardiano, assolutamente. E poi la invitiamo da noi. La scelta del guardiano, che cosa vuol dire? Che si... Boh, non lo so, adesso vediamo. Proviamo a fare questa cosa. Clara Stella è agnostica, non mi ricordavo. Zitta, non ti agitare, Marion, vai via. Per cui sì, cercherò di fare questa cosa, ovvero avere un figlio da Clara Stella. E se avverrà, vi spiegherò il perché. Comunque, diciamo che con un po' di ragionamento potete anche arrivarci. Sono già arrivati. Chiedi al servitore di preparare per l'arrivo del parente. Ah, no, niente, dobbiamo appunto chiedere di preparare tutto per quando arriveranno questi famosi parenti. Vedremo chi cavolo... Che problemi hai? Capraio, quali sono i tuoi problemi? Vabbè, anziché invitarla, facciamo subito... concedi il favore... No, non concedere il favore. Corteggia. Che sta... Cosa stai facendo? Mi stai spaventando a morte. Che cavolo hai fatto? Odia la gente. Disgusto per... Cosa? Il prescelto? Bada, imperatore Ludovico il Grande è tra i prescelti. Tutti lo ameranno e venereranno. Vabbè. No, ha detto di no. Ah, Clara Stella ha un partner. Ha una relazione con Rinaldo. Che tra l'altro è sposato, vi ricordo, Rinaldo. Però. Monarca. No. Magnifica le sue virtù. Proviamoci. A parte che adesso è in imbarazzo, per cui no. Niente.
Scusati. Chiacchiera. Impara a conoscere. Dibatti di filosofia religiosa. Chiediamo ancora della salute. Ah, abbiamo anche le responsabilità quotidiane, giusto? Promulgo un editto e chiedi a due cittadini come si vive a Sir, per cui uno lo facciamo con lei. Mi ero dimenticata di queste cose delle responsabilità quotidiane, devo essere sincera. Tratto. Discuti di cose belle, sì, questo va bene. Buffo. Racconta una barzelletta. No, non è da lui essere buffo. Però poi invitiamola, dai. Clara Stella è buona. Vabbè, speriamo che la relazione, almeno l'amicizia, aumenti un pochino. Dovremmo farli diventare un po' più amici prima che non restino più in imbarazzo, diciamo, per qualcosa di romantico. No? Ora non ho proprio voglia di venire da te, scusami. Vabbè, chiacchieriamo ancora. E ormai sono praticamente diventati amici, per cui se non accetta adesso il flirt, io non so che cosa farci. Proviamo, io mi butto. Sono amici, amicizia. Vediamo come la prende col flirt. Clara Stella viene. Non l'ha presa male, devo dire. Loda la sua bellezza. Io ci provo, concedi il favore. L'unica è provarci. Oh, no. Dai, è il monarca. Vabbè, senti, proviamo ancora ad invitarla e poi se ne può andare al diavolo. Sì? Grazie dell'invito, sarò felice di venire. Va bene, allora sì, stiamo andando a casa. Ottimo. Andiamo subito a promulgare un editto. No, qua. Proponi un editto, non mi ricordo mai come diavolo si fa. Bisogna andare al tavolo. No, alla mappa tattica. Vediamo. Imponi un limite al numero di alberi che è possibile abbattere in tutti i territori del regno. Però ci costa la fedeltà di Birdly, ma aumenta quella di Effemont. Oppure, si investa nelle gemme di Tredoni per consentire al regno un risparmio alla lunga. Ci aumenta la fedeltà di Tredoni. Che è in rivolta! E Craftol, che è in rivolta anche lui. Cioè, abbiamo dei regni in rivolta. Vabbè, proviamo a fare questa, proponi. Gli editti possono essere votati, altrimenti la votazione avverrà effettuata. Vabbè, rileva il supporto all'editto. No, guarda tutti gli editti proposti. Sì, io mi sbaglio sempre. Questo sembra essere quello che ha più voti. Stabilisci severe limitazioni sul trasporto di frutta e verdura oltre i confini del territorio. Vabbè, allora votiamo per quello. Andiamo a votare. Ma perché abbiamo due regni in rivolta? Devo controllare la mappa tattica. Ci costa la lealtà di Gastroburi, però vabbè, amen. Allora, tutti sono fedeli tranne Tredoni e Craftol, che sono in rivolta.
Vabbè. Cerchiamo di capirci qualcosa, allora. Perché sono in rivolta? No, 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 non missioni. Mappa del territorio. Ma è in rivolta perché si può sapere? Boh. Vabbè, non me ne occupo adesso, anche se forse potrei fare qualcosa. Vabbè, andiamo avanti. Chiedi ai due cittadini come si vive a Sir. Nel frattempo penso... Ecco, chiediamolo a un servo della gleba. Nel frattempo penso come risolvere questa cosa. Vabbè, che siamo all'ultima missione, per cui posso anche fregarmene. Tanto, voglio dire... Anche se sono in rivolta, chi se ne frega, giusto? Che è successo? Vabbè. E chiediamo di preparare per il parente. Dobbiamo assicurarci che i nostri parenti, che non ho la più pallida idea di che faccia abbiano, ricevano il benvenuto. Per cui, nostro caro buon Giovanni, Clara Stella è qua nel frattempo. Continuiamo a chiacchierare. Chiedi, come va? E racconta una storia. Subito, mio signore. E anche chiediamo alla nostra consigliera di preparare tutto ciò che serve. Dai, calmati, per favore. Non puoi passare. Perché sei malata? Fuori da qua. E lui perché brilla? Ah, perché è il prescelto. Va bene. Mi sto agitando un po' troppo, scusate. Proviamo ad andare ancora sul romantico. Magnifica le sue virtù e loda la sua bellezza. Voglio veramente cercare di fare questa cosa che mi avete chiesto, perché era un'idea favolosa. Qua per favore chiudiamo. Vabbè, puoi anche fregartene. Controllerò che tutto sia in ordine, mio signore. Ah, il mio parente è arrivato, dovrei dargli benvenuto. Ma chi è questo parente? Scusate, parente? 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 Sì, eccolo qua! Ciao, parente! Jace, il cugino. Beh, la nappa è quella, Devo essere sincera. La nappa è la stessa. Vabbè. Dov'è il nostro Ludovico? Non la sta prendendo male. Sì che la sta prendendo male. Non guardare i duelli. Per favore. Clara Stella, nemmeno tu mi stai aiutando. Chiacchiera. E io direi che tutta questa cosa dei parenti possiamo lasciarla per la prossima puntata. Direi che chiudo qua. Abbiamo ufficialmente iniziato quella che con ogni probabilità sarà l'ultima missione di questa stagione, per cui il conto alla rovescia è iniziato. Io vi invito a lasciare mi piace, a iscrivervi, anche perché questa è solo la prima di tante stagioni che farò con The Sims Medieval, per cui iscrivetevi se siete nuovi e ricordatevi che in descrizione potete trovare tutte le playlist di tutte le serie che sto facendo con The Sims. E trovate anche i canali di miei amici youtubers ai quali vi invito a iscrivervi, tutto in descrizione, e vi invito anche a lasciarmi un commento, ditemi cosa ve ne pare di questa ultima missione, cosa potremmo fare per non perderci proprio nulla. Chi ha capito qual è la mia idea, a parte quelli che già lo sanno? Facciamo ancora un po' di romanticismo e lo della sua bellezza. Per cui io vi ringrazio per avermi seguito fin qua e direi che ci vediamo alla prossima, per cui niente, tutto qua. Vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti. Goodbye.